38 punti di distanza tra Marino. Il risultato è molto netto, quindi è chiaro che PDL che soccombe in tutti i principali capoluoghi. Lei ha già ripreso, il risultato è molto netto, ne prendiamo atto, però voglio esprimere solidarietà ai sindaci che sono stati sconfitti e il PDL deve trarre da questo risultato una spinta a un maggiore radicamento sul territorio. Piso allora un risultato deludente, se la attendeva in queste proporzioni anche per il PDL? Un risultato negativo e risultato negativo a prescindere, in che proporzioni, sinceramente credo che questo dato, non per voler cercare scusa, ma è fortemente viziato da un astensionismo che inizia a diventare pericoloso, perché inizia a incidere in maniera negativa non soltanto sui partiti ma sulla democrazia stessa. Certo, ci avrebbe fatto piacere una sconfitta meno pesante, ma questa è arrivata e noi dobbiamo prendere atto. Perché Alemanno ha perso? Colpo solo dell'astensionismo? Ma Alemanno perde perché io credo che nella crisi economica sociale che dal 2008 si sta vivendo in questo paese, chiaramente chi governa paga le conseguenze di imprese che chiudono, di persone che non trovano lavoro, di persone che hanno perso il lavoro, che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese, quindi chi governa ne paga di più le conseguenze. Però io credo che ci sia un'analisi da aggiungere, che è la disaffezione al voto, cioè non c'è stato un voto solo contro Alemanno, ma c'è stato un voto contro il sistema politico in generale.